Quali sono i contenuti di questo disegno di legge del Partito Democratico di cui lei è prima firmataria, contro il femminicidio? Questa è la prima proposta di legge che è stata depositata il 4 luglio. È un disegno di legge che tiene presente in primo luogo la definizione di violenza, così come ci è stata data dalla Convenzione di Istanbul, che noi abbiamo appena firmato e ancora non ratificata. La definizione di violenza data dalla rapporteur dell'ONU sul femminicidio, la Rashida Manjoo, e dalle piattaforme SIDO, sia quelle internazionali, quella dell'ONU, sia il rapporto Ombra italiano. Che cosa innova rispetto a quello che esiste ad oggi? Innova sul fronte penale e sul fronte della prevenzione e cura. Sul fronte penale noi diciamo che occorre che tutte le discriminazioni di genere, tutte le violenze, fino all'omicidio, che è il femminicidio, vengono punite diversamente. Quindi noi introduciamo delle aggravanti. Per esempio, nella legge Mancino prevede delle aggravanti per reati legati a discriminazioni di razza, di religione, per orientamento politico. Noi aggiungiamo la discriminazione per motivi di genere. Quindi questo va per tutti i reati, dal maltrattamento alla violenza economica, psicologica, fino all'omicidio. Quindi già introduciamo questa novità. Poi introduciamo una nuova fattispecie di reato tramite un aggravante per quanto attiene alla violenza laddove questa venga compiuta in presenza di bambini, dei figli. Poi noi introduciamo una nuova fattispecie di violenza, che è la violenza economica. Spesso le donne si trovano a non denunciare la violenza perché hanno paura oppure hanno problemi economici molto rilevanti. Come lo dice la Convenzione di Istanbul, la Rashida Manjoo, lo Stato deve fare un salto di qualità nel proteggere le donne, nell'assicurare la libertà alle donne, quindi nel contrastare la violazione dei loro diritti e quindi nel contrastare il femminicidio, gli stereotipi sessisti fino all'omicidio, perché l'omicidio, noi partiamo da questo presupposto, come le convenzioni internazionali, è solo l'ultimo atto in un terreno che è contrassegnato dalla violazione dei diritti e dal disconoscimento dei diritti umani delle donne. Ho visto che ieri sono state annunciate delle proposte molto secche, molto ridotte al penale e al penale solo dell'omicidio. Ecco, noi riteniamo che qualsiasi riduzione della questione complessa del femminicidio e del femicidio alla sola aggravante penale per l'omicidio sia in contrasto con quello che si è mosso e si muove a livello mondiale e a livello europeo. Quindi chiediamo, in primo luogo, autoregolamentazione nei media, codice di autoregolamentazione nei media, però è cogente perché è previsto da una legge. Secondo luogo, contro gli stereotipi sessisti. Secondo luogo, chiediamo che nelle scuole ci sia un referente per l'educazione alla relazione in ogni istituto. In terzo luogo, chiediamo che ci siano delle equipe specializzate nei pronti soccorsi, nelle ASL, nelle questure, che ci siano equipe specializzate nei tribunali, che siano in grado di valutare attentamente quando una persona si rivolge, una donna si rivolge loro nel primo stadio, perché ovviamente il 90% delle donne non denuncia proprio perché sa di non essere protetta adeguatamente. Per essere protetta adeguatamente, e se lo si vede che dove ci sono centri antiviolenza, cioè, ci sono maggiori denunce, occorre un finanziamento forte per i centri antiviolenza.